pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, ci sono record che ripagano di mille sforzi, impegni, voglia di riuscire, naturalmente talento, specie nel mondo artistico musicale, e un record davvero degno di nota è quello segnato di recente da Bob Dylan. Non il primo per la verità, ma senz'altro un nuovo tassello nella lunga carriera del cantautore. Il suo nuovo album, Rowdy Ways, uscito lo scorso 19 giugno, ha raggiunto infatti la prima posizione nella classifica britannica della Top 100. Ebbene, si tratta della nona volta che Bob Dylan raggiunge un primo posto nella classifica dei dischi nel Regno Unito. Il nuovo album dell'artista si è piazzato al primo posto anche in Irlanda e in Germania. In Australia e in Belgio ha raggiunto il secondo posto, in Italia e in Francia il quarto. Negli Stati Uniti invece il disco si è piazzato al secondo posto della classifica Billboard, e questo è il piazzamento più alto per un album di Bob Dylan dai tempi di Together Through Life, uscito nel 2009, che raggiunse invece la prima posizione. Ebbene, con questo risultato Bob Dylan riscrive davvero la storia, diventando il primo artista con almeno un album nella top 40 americana in ogni decennio dagli anni 60 ad oggi. L'ultima volta poi che Bob Dylan aveva centrato la vetta della classifica, in questo caso ci riferiamo a quella britannica, era successo nel 2015 con il primo dei suoi tre album di standard, ossia Shadows in the Night. Al secondo posto invece, sempre nella classifica britannica, si trova, curiosando e curiosamente, un altro artista non certo di primo pelo, ossia Neil Young con il suo Homegrown, uscito praticamente lo stesso giorno, 19 giugno, e che contiene brani registrati nel 1974 e 75. Va poi ricordato, tornando a Bob Dylan, che anche la canzone Murder Most Fall, pubblicata a fine marzo, aveva già segnato una sorta di record, perché aveva raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard relativa alle vendite di brani in formato digitale. Insomma, si è trattato della prima canzone interpretata da Bob Dylan a raggiungere la posizione di vetta in una classifica Billboard. Ecco dunque che diversi sono i primati segnati da questo artista, con la sua discografia praticamente immensa, fatta di canzoni che in molti casi sono diventate cult senza tempo, come quelle del periodo degli anni 70 che vorremmo andare a rispolverare. E in particolare ecco per voi oggi Shelter from the Storm, una canzone del 1975 estratta dall'album Blood on the Tracks. Eppure, a dispetto del successo che ebbe il brano, nacque in un periodo di difficoltà per il cantautore, soprattutto a livello privato e personale, data la separazione dalla moglie Sara. C'è da dire che Bob Dylan ha comunque sempre negato che ci fosse un'influenza di questo episodio nella canzone e in generale nell'album che la conteneva. In un'autobiografia, esattamente Chronicles, nel volume primo, l'artista spiega anzi che il brano era nato dopo aver letto alcuni racconti dello scrittore russo Anton Chekhov. Sta di fatto che si parla di un uomo disperato, senza pace, per la fine del suo rapporto con una donna e dunque in cerca di un rifugio, morale ovviamente più che materiale, dalla tempesta emotiva che sta vivendo. Questa donna viene vista come l'unica capace di lenire il dolore e di dare appunto rifugio a quest'uomo. Il brano fu registrato il 17 settembre del 1974 in alcuni studi di New York, in quelle che poi saranno definite le New York Sessions. Da quelle sezioni di registrazione è stata pubblicata anche per prima una versione come parte della colonna sonora del film Jerry Maguire del 1996. Ecco a voi l'originale.